sé, anche se a volte capita, insomma. Capita spesso. Capita quasi sempre, è inutile negarlo. Ma è artigianale perché, non sapendo come lo fanno gli altri normalmente, ognuno deve inventarsi il proprio modo di farlo, e per noi uomini è più difficile rispetto a molti altri animali, carnivori, roditori, alcune scimmie, perché questi animali, al contrario dell'uomo, hanno dentro l'organo sessuale un ossicino che si chiama os penis, che in latino vuol dire osso del pene, oppure baculum, che vuol dire bastone, che sostiene l'erezione, a sua volta sostenuto da un muscolo. Cioè l'altro animale maschio, non uomo, fa il muscolo fa erigere questo ossicino e il gioco è fatto, bello, facile. L'uomo no. L'uomo ce l'ha disossato. Invece ci sono animali come il tricheco, per esempio, che questo ossicino ce l'ha di 70 centimetri e arriva ad accoppiarsi anche 250 volte in 4 giorni, per quello che il tricheco ha sempre espressione un po' rincoglionita, così. Perché oggettivamente diciamo troppo. Invece nell'uomo tutto sta nel sangue, nei globuli bianchi e rossi che devono andare a confluire, si chiamano così, nei corpi cavernosi dell'organo maschile, che è una specie di spugna che assorbe il sangue e si erge. Quindi è importante che la donna mandi degli stimoli sessuali forti, altrimenti nell'uomo i globuli, che sono lì tranquilli nel fegato, nel colon, nel pancreas, che è un po' la bocciofila dei globuli, stanno lì e non arrivano fino ai corpi cavernosi. Stimolo sessuale forte, che secondo la scienza, nell'arco dei secoli è sempre stato il fondoschiena femminile. Cioè nell'uomo i globuli, ovunque si trovino, anche nell'alluce, per dire, che è un po' la Lampedusa del corpo umano, appena vedono un bel fondoschiena prendono la prima arteria disponibile e si precipitano proprio lì. Infatti la donna ha sviluppato il seno quando l'ha sviluppato, non perché abbia una funzione fisiologica, perché per esempio le femmine dei scimpanzé allattano benissimo col seno piatto. Invece la donna ha sviluppato il seno quando nel corso dell'evoluzione si è passata dalla posizione a quattro zampe alla posizione eretta per avere anche di fronte un'immagine che ricordasse quella del fondoschiena. Infatti quando una donna senza seno vede una donna con molto seno dice "Tì, che culo!" Questa è una cosa vera e scientifica, diciamo. Ed è per questo che nelle pubblicità destinate a noi poveri uomini sono sempre presenti le curve femminili, perché funziona così. L'uomo nella pubblicità magari vede un bel seno, atavicamente si ricorda il fondoschiena, tocca il suo, trova il portafogli e spende. Mentre il sangue scende dal cervello verso i genitali. Solo che una volta ottenuto lo stimolo bisogna anche soddisfarlo, che è ugualmente complicato. Perché tu magari conosci una donna che ti piace, la inviti a cena a casa tua e devi convincere la donna ad aggiungerti dal soggiorno alla camera da letto. Poi devi convincere te di essere all'altezza della situazione e devi convincere i globuli a rimanere in zona. È una specie di dialogo a tre. Quindi alla donna dici vieni là, a te stesso, sono un figo, ce la faccio. Speriamo. E ai globuli, state lì, state lì. Se poi lei ti raggiunge in camera, il dialogo diventa quattro perché deve anche convincere i testicoli, diciamo, a non farsi prendere dall'entusiasmo. Ma poi finalmente si fa l'amore in tutte le posizioni, lui sopra e lei sotto, e poi lei sopra e lui sotto, e poi adesso non me ne vengono in mente molte altre, una forse. Ma un giorno con quella donna con cui ti trovi così bene a fare l'amore, arriva il momento magico e felice del matrimonio. Propongo un minuto di silenzio. Bravo! Io non mi sono mai sposato, l'ho sempre convissuto, perché temo il giorno del matrimonio, che più o meno si svolge in questo modo. È una bella domenica di primavera, alle 11 arrivano gli invitati. Le donne con improbabili vestiti gialli, rossi, fucsia, bordeaux, vestiti che non metteranno mai più se non a un altro matrimonio o al funerale di Elton John. Alle 11.30 arriva lo sposo, è teso, sudato, preoccupato, più che per il matrimonio per il vestito che gli hanno fatto indossare, color branzino del Mar Baltico, che non metterà mai più se non a un altro matrimonio o al funerale di Elton John. Alle 11.45 finalmente arriva Elton John. Dice, cosa ci fate con i vestiti al mio funerale? Alle 12 arriva la sposa, bellissima col suo abito bianco. Davanti all'altare lui e lei si scambiano promesse di fedeltà eterna. Gesù dalla croce li guarda e dice, padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Poi
dopo il fatidico sì, gli sposi escono dalla chiesa, gli invitati tirano il riso. Nei momenti di crisi come questa fanno solo il gesto. Alle 14 si va a pranzo, il ristorante è situato in una frazione di campagna sconosciuta anche al navigatore satellitare. Molti invitati si perdono, vagano nelle campagne per ore, ma arrivano in tempo per il cenone di Capodanno. Un anziano arriva per prima, è ancora solo, ma grida: "Viva gli sposi!" A mezzanotte e un quarto il pranzo è un punto avanzato, ai primi più o meno. Gli invitati ormai hanno aloni enormi sotto le ascelle, si sono slacciati le cinture, parlano a rutti, una specie di alfabeto Morse. Quando la sposa fa il giro ai tavoli per salutare gli invitati, molti uomini, distrutti dall'alcol che hanno bevuto, ci provano con lei, parlando più o meno a causa dell'alcol in questo modo: "Yes, yes, 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 yes." Anche il vicino di tavolo. Ma il marito disapprova, dal fondo della sala dice: Poi arriva la torta nuziale, la luna di miele, e dopo comincia la vera vita matrimoniale, che consiste normalmente di tre momenti: le pulizie settimanali, la spesa al centro commerciale e i rapporti sessuali. Di solito in una normale coppia sposata queste tre cose vanno tutte al sabato, il giorno più amaro della settimana. Sabato mattina alle 7:15 la moglie spalanca le finestre, anche se è dicembre, anche se il marito ha la broncopolmonite. La moglie, incurante di ogni possibile patologia dal marito, si mette a cavallo dell'aspirapolvere e fa un rumore appena percettibile, e attraverso l'aspirapolvere sfoga le tensioni settimanali con una isteria di fondo. Infatti a volte sabato mattina il marito, se non aiuta la moglie, va a lavare la macchina, non perché ne senta realmente la necessità, ma perché deve trovare qualcosa a fare fino a luna, quando la follia antibatterica della moglie volge al termine. Di pomeriggio poi si va al centro commerciale. Per andare al centro commerciale la moglie si trucca come una Apache sul sentiero di guerra.